colpito da una situazione terribile, rotola in un dirupo e non torna più a casa. Oppure avere un incidente, e per questo interviene l'unità cinofila. Ma nella realtà noi non abbiamo soltanto una unità cinofila, abbiamo un intero gruppo che arriva dalla Val Gardena a Bolzano, il gruppo Alpen Dog Rescue Rettungshundestaffel di Bolzano. Eccoli qua che entrano. Che sono arrivati da Bolzano, abbassiamo la musica completamente così li presentiamo per bene al nostro gentile pubblico. Ma vedete che abbiamo una rappresentanza di diverse razze, perché per la protezione civile non si fa un distinguo di razza, ma piuttosto un condensato di caratteristiche caratteriali. E abbiamo qui con noi il capo team della Rettungshundestaffel di Val Gardena, il signor Rino. Ciao. Allora Rino, racconta un po' che tipo di attività fate voi con i cani. Noi facciamo il soccorso specialmente, diciamo, in superficie, se qualcuno si perde o come avete visto quando hanno funghi, si fanno male o qualcosa. E naturalmente se proveniamo dalla Gardena anche a Larga, purtroppo succede anche quello, che c'è qualche disgrazio ogni tanto e abbiamo i cani anche d'estate a Larga. Ho visto prima che giravate con i cani tuo ha mancato uno che stava facendo del salviatore qui. No? No, no, salviamo, solo miei, solo miei. Bene, allora presentiamo i tuoi compagni. Allora, abbiamo Elmar con cane Lauri, Marco con Ari, poi abbiamo Didi con Lilli, poi abbiamo Daniela con Rex, poi abbiamo Paolo e Gabriele con la... Danca e Gabriele con la Sally e l'Andrea con la Deli, che ha fatto prima il mercato, che abbiamo visto. Bene signori, e allora cominciamo a vedere le abilità dei tuoi compagni, del tuo gruppo, e cominciamo facendo vedere un seduto resto di gruppo, immagino, vero? Lasciamo i cani in seduto resto. Nell'ambito della protezione civile l'obbedienza non è importantissima, anche se è bene che i cani siano sotto controllo. La specialità più importante è la ricerca, però anche il cane deve rimanere sotto controllo. I conduttori possono tornare ai cani. Ed ora possiamo vedere un po' di controllo e ce la fanno vedere Margot con il nostro Laurin e Elmar, vero? I cani devono camminare al fianco del conduttore, assumere la posizione di seduti, rimanere incollati alla gamba del conduttore. Hey.
cani devono scendere a terra, una terra, uno seduto. Si vergognano. Bene? I cani vengono richiamati e devono tornare al posto. Molto bene. Un applauso a Delmar e a Margot. E allora cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere un po' di attrezzi? Vediamo gli attrezzi quindi. Allora, il primo è il salto in alto. Lo farà Elmar con Laurin. Lo vediamo direttamente. Farà un salto con un riporto. Vedete che il riporto Elmar ha scelto un oggettino leggero. Tagliato un tronco e ha realizzato questo riportello. Lo vediamo. Deve raccogliere l'oggetto. Si domanda come mai tanta gente che in Val Gardena dice: ostia, sono tutti venuti qua oggi. Bene. Bene, bravo Laurin. Bene, poi il secondo attrezzo che andiamo a vedere è il salto in lungo, vero? Daniela ci fa vedere il salto in lungo. Ah, molto bene. Serve anche questo ai cani della protezione civile per superare aree sinistrate, occasioni in cui devono superare dei fossi, viene utilizzato. Poi abbiamo la scala orizzontale, possiamo vedere la scala orizzontale, la fa il nostro Gabriele. Questo è molto difficile perché se voi osservate bene il cane deve scegliersi veramente gli appoggi e quindi vedete che il cane deve salire, scegliere propriamente tutti gli appoggi nel muoversi lentamente per poi passare. Molto brava la nostra Dalton. Poi abbiamo il tubo. Chi è che va nel tubo? Ah, questo è un cane giovane, ha soltanto un anno, guardate, è un incrocio, probabilmente un incrocio con un semaforo, ed è stato introdotto adesso alle pratiche, all'iniziali di addestramento della protezione civile. I ragazzi della Val Gardena ve lo vogliono far vedere anche questo perché è bello vedere anche un cane giovane che sta crescendo, sta facendo esperienza, e gli facciamo fare per la prima volta il tubo. Molto bene. Ok, adesso vediamo il momento più importante, diciamo più difficile. Lo farà Sally, tipo un parolo. E salto nel fuoco, vedete che il cane deve saltare nel fuoco. Uno basta e avanza, ha detto. Vogliamo rifarli tutti e due, veloci, rapidi? Adesso ti viene. Guardate la Sally, signore. La Sally intanto dice, oh, tanto che ci sono, faccio vedere che sono brava, eh. E lui dice, ma è anche il... Oh, gli piace il due, eh. Gli piace il secondo. Un grande applauso a Paolo, alla sua Sally, che ha mostrato anche il coraggio. Bene, allora stendiamo l'applauso perché adesso vedremo questi ragazzi che ci fanno vedere l'ultima cosa, il marcaggio. Vedete che qui sul parterre è stata montata questa cassa particolare. Dentro mettiamo Matteo nascosto che simula il figurante e vi facciamo vedere come nell'allenamento dei cani da catastrofe il cane deve comportarsi. Chiudiamo bene la cassa, che sia ben chiusa. Le unità si vanno a mettere laterali dall'altra parte. E vediamo Laurin che svilupperà la ricerca. Vediamo come si comporta Laurin sulla cassa. Io mi siedo qua, sono disturbo. Vediamo se Laurin. Eccolo qui. Questo non è lui. Questo si chiama marcaggio, è un abbaio di segnalazione. Sulla neve abbiamo anche il gesto del raspare, si dice. Il cane toglie la neve e penetra dove sente l'effluvio odoroso della persona
che è stata coperta dalla neve. Per simulazione anche nei cani da catastrofe vengono usati questi strumenti che sono chiamate casse. Bene signori, allora un grande applauso al gruppo Alpen Dog Rescue Rettungshundestaffel di Santa Cristina Weingartena.